Il convegno di oggi è dedicato all'immigrazione qui ad Agrigento e mi si chiede di parlare, di fare un confronto tra emigrazione e immigrazione. La cosa che mi viene in mente è subito il paragone tra quello che è stato Ellis Island in America e quello che è stato ed è ancora Lampedusa qui adesso nel Mediterraneo. Alcune analisi improvvide hanno in qualche modo paragonato le due cose, che sono cose molto differenti, perché in realtà mentre Ellis Island apparteneva ad un progetto in qualche modo guidato, ad una progettualità guidata da parte degli Stati Uniti che avevano regolato i flussi migratori e che desideravano questi flussi migratori, Ellis Island è una struttura di improvvisazione che di fatto ha gestito l'emergenza per un lungo periodo. E ad oggi, probabilmente, dopo un periodo in cui le funzioni di Lampedusa sono state sospese per il fatto che si raccattavano i migranti nel Mediterraneo, adesso con la nuova politica inaugurata da Salvini probabilmente Lampedusa ritornerà ad essere il centro dell'emergenza. La provincia di Agrigento, tra emigrazione e immigrazione, evidenzia un sistema migratorio di questo territorio che è interessato da forti flussi verso l'estero, ma anche di arrivi, come ben sappiamo, che sono al centro dell'attualità e della cronaca. Il 35% sono gli agrigentini che vivono all'estero ormai, un dato sottostimato perché non tiene conto delle migrazioni interne e di tanti altri fattori. Mentre la presunta invasione degli immigrati nella provincia di Agrigento in realtà è molto dimensionata, perché il dato percentuale degli immigrati che abitano e risiedono in città è del 4,7%, mentre nella provincia del 3,5%. Quindi rispetto ad altre città che arrivano quasi al 20%, come Pioltello, come Prato, come Piacenza, questo dato è decisamente contenuto. Diciamo che le prospettive sono quelle di una permanere della migrazione, soprattutto adesso vedendo anche le seconde generazioni che stanno crescendo come presenza nelle nostre scuole, mentre diminuiscono gli alunni, ci sono dei dati inconfutabili.